L'Unione fa la forza e lo sa bene la Vibonese Calcio, che dopo essersi resa portavoce dell'iniziativa Facciamo Squadra per la più importante delle partite, che ha visto coinvolti tutti i club calabresi di Serie C, Catanzaro, Regina e Rende, raccogliendo fondi per aiutare le famiglie messe in difficoltà dall'emergenza coronavirus, è scesa nuovamente in campo per un'altra metaforica partita della solidarietà, insieme ai più importanti chef calabresi, molti anche conosciuti per le stelle Michelin. Dall'8 al 15 maggio, in 4 delle province calabresi, saranno preparati 7.000 pasti da distribuire attraverso il Banco Alimentare e la Croce Rossa, dimostrando ancora una volta cosa significa lavorare insieme e quanto sia fondamentale per il benessere della collettività. Cosa sta preparando? È la pasta con un po' di sugo, con tonno, un ragù di tonno in sostanza, ecco, il mio chef mi ha corretto. Siamo pronti, operativi e felici di aiutare chi ha bisogno. Sono orgoglioso e fiero di far parte di questa squadra messa a punto da Daniele Cipollina, dove abbiamo abbracciato le 4 province calabresi, quindi abbiamo 4 punti cottura che in una settimana riusciremo a fare circa 7.000 pasti per le persone bisognose, maggiormente colpite dal Covid-19. E quindi nel nostro piccolo stiamo dando il nostro piccolo contributo. A Vibo Valenza state utilizzando le cucine dell'Istituto Alberghiero. Sì, io praticamente faccio parte del team di Vibo Valenza, praticamente sono coordinatore per le squadre degli chef. E con me ci saranno Agostino Bilotta dell'Approdo, ci sarà Enzo Grasso della Rada e tanti altri che comunque si presteranno per una settimana per cucinare per persone più bisognose. Colgo l'occasione per ringraziare la famiglia Caffo, per ringraziare il maestro Gerardo Sacco che si sono messi a completa disposizione per questo evento. Infatti la famiglia Caffo è stato promotore dell'evento con la Vibonese per la raccolta fondi, mentre Gerardo Sacco ha preparato per noi chef un amuleto con un simbolo proprio di Vibo Valenza che donerà agli chef che si sono impegnati in questa settimana per la cucina solidale. Lei sta venendo qua per conto di un'associazione? Sono per l'associazione Manatanà. E quanti pasti voi date regolarmente? Noi siamo 40, abbiamo 40. Preso 40 pasti. E voi date questi pasti regolarmente alle persone da voi assistite oppure è aumentato in questo periodo il numero degli assistiti? No, è molto aumentato da questo periodo.